Allora ragazzi, bentornati su Blade Runner. Siamo riusciti nello scorso episodio ad uccidere un Nexus 6 incredibile e a salvare lo scienziato che lo vediamo qua in alto, il creatore di replicanti. L'abbiamo salvato, quindi andiamo. Ci abbiamo altri due. No, un altro, o altri due. No, altri due, uno sta qua nel settore 7 e l'altro sta sopra nel settore 6, nel settore 4. Oh, attenzione, è vicinissimo. Mamma mia, fortuna che me ne sono accorto. Qui nel settore 4, come vediamo, c'è un altro scienziato, un altro creatore dei replicanti. E il replicante stava vicinissimo, quindi se arrivava da lui lo ammazzava. Quindi abbiamo fatto appena in tempo. Questo è un Nexus 3, quindi non dovrebbe essere tanto difficile da uccidere. Vedete sotto mi dà 3000 di taglia e 3000 di bonus, quindi vuol dire che si tratta di un Nexus 3. Andiamo, andiamo. Allora, eccolo, si sta avvicinando, eccolo, eccolo, Nexus 3, non è veloce come gli è, come il Nexus 6 della scorsa puntata, che era veramente bastardo. No, 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 non sono riuscito, ho ammazzato due passanti, mi sa. No, attenzione, la macchina mi stava per ruotare, raga. Ecco un'altra macchina che arriva, mannaggia. Sta scappando il Nexus 3, sta scappando. Ok, ho beccato lo sweet spot. Dai, andiamo, andiamo. Aspettiamo che passa anche la macchina. Eccolo il Nexus 3 che si avvicina. Era meglio che non lasciavi la colonna extra mondo, eh. Eccolo, eccolo. No, no, ho scelto il momento sbagliato per salire. C'erano troppi passanti, lui era salito troppo. Vaffanculo. Ecco, ho beccato il punto giusto. E il bonus sta sfumando, eh. Aspettiamo di avvicinarci ancora. Scendi. Non sono riuscito a ammazzarlo, ma sono un sacco di passanti, porca. E niente, niente, questo mi sfugge, questo mi sfugge. Mi sfuggi del Nexus 3, vaffanculo. Sembrava facile da prendere. Replicante fuori dallo scanner, dice so. Ascesa in corso. Mi è sfuggito. Dobbiamo andare a riacchiapparlo. Dai, dai, dai. Andiamo a riacchiapparlo. Infame, dove sei? Replicante infame. È sfuggito? No, ha ucciso. No, ha ucciso lo scienziato, raga. Ha ucciso lo scienziato. Ne è rimasto uno solo vivo. Ma ho ucciso lo scienziato, raga. No, l'altro scienziato è in pericolo, attenzione. L'altro scienziato è in pericolo. Questo è un Nexus 6, questo è difficilissimo da prendere. Devo cercare di prenderlo prima che colpisce lo scienziato. Ma siamo nella merda, ragazzi. Siamo nella merda. Siamo nella merda. Siamo veramente messi male. Siamo messi malissimo. Perché lo scienziato qui è in pericolo. Dobbiamo cercare di fermare il replicante prima che raggiunge lo scienziato. Il suo creatore. Ok, questo è un Nexus 5. Aspettiamo che si avvicina. Eccolo, l'ho colpito. No, l'ho colpito, però lui è scappato. Fermi tutti. Vaffanculo. No, mi sono impantanato. Niente, è scappato lo stronzo. Ho fatto la cazzata io, ho sbagliato io. Me la sono giocata veramente male. Torniamo su, veloci, prima che raggiunge l'altro scienziato. Veloce, veloce, veloce. Su, 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 su. Tensione, momento di tensione.
Eccolo, eccolo. Lo riesci a beccare? Ok, l'ho ribeccato. Fermi tutti, l'ho ribeccato. Discesa in corso. Nexus 5. Eccolo, eccolo. Aspetta il momento giusto. Spara, spara. L'ho preso, l'ho preso, l'ho preso, mi è scappato, l'ho preso, mi è scappato. Vaffanculo. Niente. Corri, corri. Lo sto richiappando, lo sto richiappando. Vaffanculo. No, no. C'è la macchina. No, la macchina mi ha ammazzato, vaffanculo. Sono morto, game over. Riproviamo, ricominciamo. Ricominciamo da prima. Ricominciamo da prima che lo scienziato, che il primo scienziato veniva ucciso. Perché se vengono uccisi entrambi gli scienziati mi sa che è game over uguale, eh? Non lo so perché non è mai successo finora. Ok, andiamo qui. Qua era dopo aver ucciso il Nexus 6. Ci abbiamo salti di due stronzi da ammazzare. Vediamo un po' dove stanno. Stanno tutti al settore 7. Quindi andiamo a sinistra. Cerchiamo di beccarli prima che scappano dal settore 7. Eccolo. Allora, questo qui non so che livello è. Mi sono buttato subito a pesce. Per evitare che poi vanno dai creatori a ucciderli. Dai, dai, devo cercare di ammazzarlo a questo. Almeno in questa puntata, almeno... Facciamo una bella figura. Questo è un Nexus 3? No, sono inciampato. No! Porca puttana, mi stava per investire la macchinetta. Allora, sono Nexus 3, corri però, eh. Guardate quanto corre. Guardate sotto nello scanner. Eccolo, eccolo. Ma sì, sì, preso, 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 preso. Preso, ce l'ho fatta, ragazzi, ce l'ho fatta. Nexus 3 preso. Ne manca uno solo per finire questa questo stage, diciamo. Salvo la posizione. Ci abbiamo ancora due creatori in vita, per fortuna. Manca l'ultimo per finire questo stage, diciamo. L'ultimo replicante, replidroide, come lo volete chiamato, è... Eccolo, eccolo, sta andando su, vuole andare su da quello che sta nel settore 4, dal creatore che sta nel settore 4. Ma noi l'abbiamo beccato vicino allo stadio. Andiamo... Andiamo a cacciarlo. Questo è un Nexus 5. Attenzione, questo è difficilotto perché è un Nexus 5, eh? Allora, in questo gioco non ci sono droidi superiori a replicanti superiori ai Nexus 6, perché è basato sul primo film, ok? Io l'ho già detta sta cosa. Aspettiamo di avvicinarci. No, 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 no! Porca puttana! Ma l'avevo preso, secondo me l'avevo preso. Ma no, mi hanno steso, vaffanculo. Sto a rosicare, ragazzi, sto rosicando pesantemente. Ma parecchio. Mi hanno ammazzato, raga. Mi hanno ammazzato. Vabbè, sta puntata è più breve del solito perché mi sto incazzando, mi sto incazzando. Vabbè ragazzi, per questa puntata è tutto, anche se... mannaggia la miseria. Allora ragazzi, devo dire un'ultima cosa, che non ho detto nello scorso episodio. Allora, a parte il fatto che qui c'è una demo da farvi vedere, a
parte sì la schermata che già avevo fatto vedere varie volte, c'ho una demo da farvi vedere che è basata sulla musica che si sente all'inizio del film, sulla sequenza d'apertura, però secondo me non è che l'hanno fatta proprio bene bene. Ah, bisogna usare due seed, ecco perché si sente uno schifo, perché questa qui funziona solo sui sistemi che c'hanno due siti, io non ce l'ho, quindi non si sente bene. Vabbè, ragazzi, comunque togliamo la musica che non serve. Dicevo, sta scena qui dove Deckard insegue il replicante donna e gli spara la schiena è un po' una metafora che fa vedere che lui in pratica non è, anche nel gioco, come vediamo, lui non esita a sparare a dei civili inermi, normali, per portare a termine la sua missione, che è quella di fermare i replicanti, fare il ritiro dei replicanti. E questo sta a sottolineare il fatto quanto fosse sbagliata questa cosa, perché lui in effetti scavalca, diciamo, la vita umana per sconfiggere i replicanti. Ma poi i replicanti, in effetti, anche se sono esseri umani artificiali, sono comunque umani, sono comunque vivi. Sono, sì, frutto di ingegneria, genetica e cose del genere, però in realtà hanno una coscienza e quindi non è giusto ucciderli perché sono come degli esseri umani, ok? Però li vogliono uccidere perché per loro sono pericolosi, perché sono troppo forti, intelligenti e superiori all'essere umano. Quindi li vogliono uccidere per questo motivo qua più che altro, li vogliono negare l'umanità. Ma poi chi ha visto il primo film, chi ha visto la Director's Cut soprattutto, sa che in realtà c'è un sottotesto, nel senso c'è un'altra cosa, perché Deckard che caccia i replicanti fa sì una cosa sbagliata, perché uccide degli esseri che in realtà sono degli esseri in realtà che sono degli esseri umani quasi, no? Sono in realtà come se fossero degli esseri umani. Quindi lui sbaglia per questo motivo. Però c'è anche un altro motivo perché lui sbaglia. Tu potresti dire, ok, lui uccide un replicante che non è un vero essere umano. Però in realtà sì, perché è come se fosse un essere umano con una sua coscienza. Ma poi in realtà Deckard uccide anche, tra virgolette, i suoi simili, perché è come se fossero umani. Quindi sta uccidendo dei suoi simili, uccide anche i passanti che sono suoi simili. Ma poi c'è anche un sottotesto che io non dico, perché Deckard in realtà nasconde un segreto. Lui, il cacciatore di replicanti, nasconde un segreto. I suoi ricordi sono reali? Oppure no? E questa cosa voi la sa solo chi ha visto la Director's Cut e soprattutto l'ha capita. Andatevela a vedere se non l'avete vista, perché è veramente un film straordinario. Per questa volta è tutto, ragazzi. Noi ci vediamo al prossimo episodio di Blade Runner. Ciao, ragazzi, alla prossima!